Questa signora affetta da alluce rigido, mentre è in piedi, mostra come trova sollievo camminando, girando l'alluce verso l'esterno. Quindi quando appoggia, in realtà gira il piede sul versante esterno, perché l'alluce rigido è un ostacolo, non consente la... Sì, fretta il ginocchio, esatto, come per camminare. L'alluce rigido non consente la flessione dell'alluce. Quindi quando il piede procede per la camminata, si deve appoggiare sul bordo esterno. Quindi questa signora lo mostra molto bene. No, non può venire, non può venire dritta. Nelle dita si fa una piega, una strana piega, che impedisce, che proprio è la spia dell'impedimento dell'alluce. Quindi l'appoggio si verifica sul bordo, l'appoggio si verifica tutto sul bordo laterale. Quindi viene la metatarsalgia. L'appoggio avviene tutto sulle dita e sulle teste metatarsali laterali. L'alluce non si flette e quindi il piede si gira tutto verso l'esterno. È un quadro molto interessante, questa signora lo fa vedere molto bene e si spiega perché, mancando l'appoggio corretto, si storce tutto il piede, si storce tutto il ginocchio e alcuni pazienti addirittura fino all'anca. Quindi è un dramma. Una piccola articolazione dalle dimensioni ristrette, come l'alluce, condiziona tutta l'andatura del corpo, tutta la postura del corpo. È una cosa molto grave che viene sottovalutata. Vengono proposte delle soluzioni inadeguate, perché bloccare l'alluce non serve. Le sostituzioni dell'alluce molto spesso le protesi sono fallimentari e quindi veramente i pazienti sono molto imbarazzati su quello che c'è da fare.